famiglia, questa è stata la riduzione delle tasse. Ebbene, noi abbiamo detto e siamo stati gli unici, e non lo dico con spirito di contraddizione anche rispetto alle forze sociali, ma siamo stati gli unici che di fronte alla solfa e alla moda di dire si abbatte le tasse, noi abbiamo detto abbattiamo tutta la tassa salvo che 14 milioni di euro, che è il fabbisogno regionale da dedicare ai servizi sociali fondamentali, per essere chiari, piani sociali di zona e quant'altro, noi abbiamo detto invece di abbattere un pacchetto di sigarette, ne abbatti mezzo pacchetto e destiniamo 14 milioni di euro stabilmente ai servizi sociali della nostra regione. Ci sono sindaci in aula, operatori in aula che sanno che stiamo con gli arretrati del 2011, del 2012, e nello stesso tempo deve essere garantito il servizio sociale. Questo è l'Abruzzo che ci lasciano, e fu una scelta specifica da parte del legislatore regionale. La terza grande questione, la ricostruzione, che poi prima, non voglio fare una graduatoria di importanza, tuttavia è chiaro che diventa una questione vitale per la nostra regione, visto che la ricostruzione non è partita e noi saremo quelli che dovranno farla partire. Io penso anche immaginando una governance che si avvicini molto a quei modelli di governo che hanno funzionato, dove è funzionata la ricostruzione veloce, basta studiare l'Umbria e le Marche per capire che la funzione del legislatore regionale lì è stato fondamentale, cioè al ritmo incessante il Consiglio regionale, quasi in seduta permanente, ma anche in Emilia Romagna, si riuniva e si riunisce per fare norme e leggi di dettaglio che consentissero poi la ricostruzione, laddove c'è l'inciampo, di partire. Questo modello per la prima volta nella storia della Repubblica non è stato accettato, è stato accettato un modello commissariale, governo nazionale, governo regionale, allora con Berlusconi. Noi siamo riusciti già con la prima esperienza di Monti a smontare questo modello e a introdurre, a riconsegnare un minimo di poteri alle autonomie locali, che però hanno, a partire dal Comune dell'Aquila, un problema fondamentale di risorse da disporre per quanto riguarda la competenza delle risorse trasferite che lo Stato deve trasferire. Si potrebbero affrontare altre questioni, ma ci siamo dati un tempo ristretto, anzi io sono già quasi sui 15 minuti, per cui vado alle conclusioni. Noi dobbiamo essere capaci questa sera, nei prossimi giorni, di far comprendere, ma perché ne siamo convinti noi, che questa non è una campagna elettorale qualsiasi. Non è una partita come le altre. Io sono consapevole che in ogni elezione regionale si dice che queste sono le elezioni più speciali che ci sono state rispetto alle altre. In ogni elezione si parla. Ma se guardate bene, questo è vero questa volta. Noi ci giochiamo tanto, molto, perché è stato rimesso in discussione innanzitutto l'articolazione dello Stato, con la cancellazione delle province possibile e futura per effetto delle scelte che il governo sta facendo, per la decisione sulle articolazioni comunali, per il fatto che c'è una crisi mai conosciuta che investe i poteri regionali, perché le regioni mai come in questo periodo saranno chiamate a fare sempre più da sé e sempre più da sole. E noi tutto possiamo permetterci, tranne che, e questo va fatto comprendere, possa continuare e possa tornare a esistere e resistere un'idea di regione che sia totalmente isolata da quanto accade attorno a noi. Una regione che è debole in quanto è totalmente isolata nelle cose che deve dire e nelle cose che deve fare. Noi dobbiamo arrivare, io penso, per la fine di questa legislatura a scrivere insieme, perché poi possa essere il nostro cavallo di battaglia nella prossima. Noi dobbiamo riscrivere l'articolazione della nostra regione affidando le funzioni all'Aquila, capoluogo di regione, le nuove competenze, i nuovi poteri che dobbiamo affidare alla città,
alle città territorio che sono quelle distrettuali che erogano servizi fuori dalla propria comunità, all'articolazione dei sistemi locali, sapendo che le comunità montane oggi vivono il travaglio verso le unioni di comune. Così come dobbiamo riorganizzare tutti i servizi, e qui concludo e so che su questo si va a aprire il dibattito, ma è giusto che si apra il dibattito perché le esperienze possono dire molto. Noi dobbiamo passare da un'articolazione, diciamo, del nostro territorio sulla carta ad una organizzazione funzionale, cioè da un'articolazione formale a quella funzionale. Per esempio, non hanno più senso le ASL provinciali, non hanno più senso alcuno. Noi nella nostra proposta lanciamo l'idea di un'articolazione unica, di una ASL regionale in Abruzzo, di un'unica società di gestione dell'acqua in un'articolazione regionale, di un unico soggetto che si occupi di rifiuti e poi di acqua, di un unico soggetto che si occupi delle politiche della casa. Cioè noi dobbiamo ritornare ad una vocazione programmatoria regionale affinché sia la regione nella sua articolazione regionale, non più particolare, a esprimere le politiche. Io concludo ringraziando chiaramente Silvio. In questi anni di lavoro e di collaborazione al gruppo regionale ci sono stati momenti più facili, momenti meno facili. Sicuramente un momento difficile c'è stato, che è stato quello della partenza. All'occhio dell'opinione pubblica drogata, secondo le informazioni, ma soprattutto il Consiglio regionale, noi ogni volta che prendevamo la parola eravamo quelli di. E su questo odioso dito puntato noi abbiamo ricostruito la dignità di una funzione del partito e del gruppo consigliare, stando in consiglio, facendo proposte, a volte condivise, a volte meno condivise, ma costruendo la dignità di una presenza attraverso la funzione della proposta. Io credo che questo si possa e si debba fare, bisogna continuare avanti, e spero che questa grande voglia di fare sia aiutata anche dal Partito Nazionale, perché spesso il Partito Nazionale ci crea più inciampi che sorrisi, soprattutto nei dibattiti nazionali che avvengono e che leggiamo sulla stampa, dove all'entusiasmo locale spesso non corrisponde il sorriso verso quanto accade nel dibattito nazionale. Io spero che le regole congressuali vengano immediatamente evase, concluse, perché non si può stare appesi all'idea che un partito è tale solo perché riesce a fare sintesi attraverso una regola. Un partito è tale perché la gente lo riconosce vivo nella società, vivo e vegeto, e a volte regole forse possono sembrare esattamente a non farlo vivere, non farlo vegetare come si vorrebbe. Io credo che il livello nazionale, ma anche il futuro livello regionale del Partito Democratico, a cui Silvio ci accompagnerà, credo che debba farsi carico di un'idea di partito che, una volta ricostruita la sua presenza sui territori, una volta finalmente, grazie alla funzione dei circoli, aver articolato una presenza unica, e forse ce lo diciamo ma non ce lo ripetiamo spesso, è l'unico partito veramente radicato su ogni comune, su ogni zona. Da lì però dobbiamo ricostruire un'altra capacità che per oggi manca, e cioè il cosiddetto voto d'opinione. Una volta ottenuto il voto di base, noi fatichiamo a incrociare il voto di opinione. Il voto di opinione nasce certamente dalla funzione della leadership di un partito a livello nazionale, ma nasce anche dall'opinione che noi riusciamo a costruire attraverso le cose che diciamo e facciamo sui territori. Ecco, penso che questa sia la fase 2 di un partito. Grazie, e grazie a tutti. Io vorrei invitare Gino Milano e Franco Caramanico, Gino Milano per il Centro Democratico e Franco Caramanico per SEL, di portarci un saluto. Grazie, buonasera, un saluto alla segreteria regionale, alla
la presidenza del gruppo regionale, tutto il gruppo. Ma che fai, te ne stai là? Riprendo. Grazie di questa opportunità, di un invito ad essere presenti con la piccolezza, contenuta del gruppo di Centro Democratico nella alleanza per una battaglia che, riprendo l'ultimo punto di Camillo, ha davvero i connotati di una specialità rispetto al confronto elettorale che stiamo a vivere e che entra nella perdurante delicatezza di un tempo che è questa storia di questa lunga e profonda crisi, e alcuni vorrebbero deflettere dalla responsabilità di attuare programmi di risanamento e l'adozione ancora di misure idonee, rimanere ancora sulle falsità che hanno accompagnato questi 5 anni di cui è stato bravo nel stigmatizzare le menzogne, Camillo, le menzogne di un centrodestra che non ha saputo promuovere ripresa, crescita sociale ed economica. Ma occorrerebbe anche all'inizio di un cammino elettorale, di un itinerario che andremo a fare, non soltanto di una campagna, di non dimenticare la filosofia economica che anche ha generato questa crisi, cavalcata anche dal governo regionale di questi 5 anni, che ha devastato l'intero mondo. Davvero la visione voluta e che risale al tempo, al thatcherismo, al reaganismo, ereditata da ben noti ambiti e personaggi dell'ultimo ventennio e che è stata riflessa anche nella presenza di questo governo regionale di questi 5 anni. Se dovessimo dire la cosa peggiore, ma anche la cosa più reale, è che hanno falsificato una realtà. Occorre colmare questo divario, che non è soltanto il divario digitale, tecnologico, generazionale, che sta creando di fatto un nuovo classismo, ma anche nel colmare il divario dovremmo trovare anche la distinzione, dovremmo saperci distinguere sempre più come parte per una visione della realtà, dell'uomo, della società, degli ordinamenti, delle istituzioni. Quando Camillo D'Alessandro dice che c'è stato un consiglio regionale imbavagliato, imprigionato, soffocato, dice che la regione ha detto no al suo lavoro, alla sua funzione, a ciò per cui esiste. E non dovremmo lasciarci più imprigionare dall'indistinto, dall'indifferenziato, da ciò che spesso appare ai cittadini, tanto sono tutti uguali. Tanto sono tutti uguali e dall'altra parte sono esperti a far passare anche noi in questo senso. Un centrosinistra che colma anche le sue divisioni, questo centrosinistra che smetta di dividersi troppo lacerando i capelli e invece, pur nelle specificità, si collochi nell'unica grande coalizione del cambiamento e si faccia differenza rispetto a un centrodestra non solo falso ma liberista, mercantilista, davvero sfascista, perché ha sfasciato anche. Ecco, la proposta di una competizione di meriti politici, i cittadini abruzzesi, le genti d'Abruzzo sapranno cogliere sicuramente il senso di responsabilità, di coraggio, di audacia nell'assumere l'impegno di cambiare l'Abruzzo. Anzitutto, ripeto, liberando quelle competenze di un consiglio assolutamente impoverito e imbavagliato. Io credo che la serietà di un'opposizione svolta già si tramuterà ancora di più in un'ulteriore serietà di governo regionale. Grazie a voi, buon inizio comune, buon lavoro. Io ringrazio Silvio Paolucci per l'invito, saluto tutti quanti, vi porto il saluto
dell'onorevole Gianni Melilla, il segretario regionale, che purtroppo non ha avuto la possibilità di partecipare perché è impegnato a Roma. Non mi nascondo, quindi un imbarazzo in questa seduta, però vi ragiono, ma vado subito, diciamo, al mio intervento. Ma io devo ringraziare Silvio anche perché già dai primi approcci, dai primi incontri che abbiamo avuto, abbiamo registrato un clima, diciamo, di condivisione, e c'è, diciamo, la voglia perlomeno di fare insieme, di fare bene. Quindi ripartire da Italia Beni Comuni per noi è un fatto molto importante. Abbiamo avviato una discussione anche in termini programmatici, non molto sintetica, non molto ampia, ma comunque c'è molta elaborazione, molta carne a cuocere. E penso che comunque, chiaro, lo diceva prima Camillo, lo diceva Gino Milani, questa elezione, quello che ci aspetta sicuramente è una situazione a dir poco drammatica, ed è una situazione che richiede, da un punto di vista, di guardare oltre certi orizzonti, di guardare al futuro, di guardare pure a dei programmi innovativi, specialmente in termini di cambio, in maniera particolare per quanto riguarda l'ambiente, eccetera eccetera. Ma richiede anche un intervento immediato per fare in modo che questa crisi non lasci dei cadaveri per strada, scusatemi questo termine, perché la situazione è talmente drammatica che oggi non c'è il tempo di pensare a cosa fare, ma dobbiamo agire nell'immediatezza. E quindi ci aspetta sicuramente una campagna elettorale molto difficile, primari che noi condividiamo, che sarà un elemento di confronto per fare in modo che ognuno di noi porti poi quelle sensibilità. Io vorrei aggiungere solo qualche breve considerazione alle cose che diceva Camille, che condivido perfettamente. Guardate, molto di questa campagna elettorale si giocherà sul risanamento della sanità, che ne vogliamo, ma questo sarà il tema, diciamo, su cui si gioca un po' tutta l'immagine di tutti. Io, chi mi conosce lo sa, Camillo lo sa, mi porto sempre dietro questo decalogo, che è il report della sanità del 2010, è un report stampato e fatto da Gianni Chioni, dove c'è una valutazione di quello che è successo negli anni che vanno dal 2006 al 2009, scritto da Gianni Chioni. Vi tralascio la lettura, ma vi dice solo questo report che quello che è successo in quegli anni, comunque non è un fatto quasi da paesi occidentali, che è un fatto straordinario, mettete in riferimento quali sono stati i risultati di quell'azione sportiva. E questo secondo me noi lo dobbiamo fare, io lo dirò fino all'ennesima potenza, perché non è possibile che Gianni Chioni, che deve ancora, diciamo, chiarire il suo atteggiamento, quello che ha fatto lui come commissario alla sanità, e vi posso dire che è stato oggetto anche di ricorsi di relazione alla carta sulla Corte dei Conti, cui stiamo ancora aspettando gli esiti, non possono vantarsi di aver fatto un risanamento che lui non ha fatto e non poteva fare in quanto commissario, non aveva nemmeno la possibilità di legiferare, ma solo di applicare quel piano di rientro, la legge 20 sull'inappropriatezza di ricovero, la legge 32 e così via. Quindi mi sembra che, per dare atto anche a quella che è stata l'azione di quell'altro, di quel governo di centro-sinistra, non perché io ci facevo parte, ma va dato atto a quelle persone che comunque hanno portato avanti dei programmi molto importanti. Quindi, per poter affrontare questa crisi, è chiaro che noi abbiamo bisogno di programmi, ripeto, ma su questo ci stiamo lavorando, ma forse dovremmo chiedere pure conto a fine legislatura perché non è stato fatto un nuovo piano sanitario, visto che quel piano sanitario è stato accantonato, perché c'è sempre la volontà naturalmente di avere le mani libere, di poter pensare e fare quello che gli pare. Quindi, da un punto di vista, ci vogliono dei programmi, ci vogliono delle risorse, e su questo lo risparmio, ma abbiamo solo i 98 milioni della cartolarizzazione che puntualmente ci porteremo avanti per diversi anni, e poi ci vuole una coalizione. Io penso che questi mesi, queste settimane, a prescindere dal voto, ci sarà tra un mese, due mesi, qui non si capisce un accidente, però la cosa che è drammatica, che oggi posso assicurarlo, diceva già Camillo, ormai nel Consiglio regionale in Abruzzo già non esiste più, perché non si riesce nemmeno a assicurare la presenza fisica, non solo un dibattito, diciamo, serio e concreto, ma nemmeno la presenza. Quindi io penso che questa fase, diciamo, pre-elettorale, pre-campagna elettorale, sicuramente ci verrà ancora di nuovo insieme, nella condivisione di un programma. Io penso che comunque già tutto quello che è stato fatto finora rappresenta un buon punto di partenza, una coalizione che sia una coalizione forte, fatta da persone che vogliono lavorare con semplicità e con serietà. Io vi ringrazio dell'attenzione e buon lavoro a tutti. Alfonso Rocco ha chiesto di intervenire, si prepari Basile Silvio, 5 minuti vi ricordo.
Buonasera a tutti, io sono Rocco D'Alfonso, sindaco di Tenne. Allora, io per il ruolo che ricopro vorrei sviluppare un discorso molto concreto. C'era un tema che non avevo visto tra quelli presenti in quel manifesto e fortunatamente Camillo D'Alessandro l'ha invocato nel suo intervento, ed è quello del sociale. Ora, io credo che per un partito di centrosinistra come il Partito Democratico il tema del sociale debba essere non un tema qualsiasi, ma un tema qualificante. Cosa è avvenuto negli ultimi anni nella regione Abruzzo? Una cosa molto semplice, che la regione Abruzzo ha azzerato, non ridotto, azzerato la spesa sociale. Credo che sia un caso unico nella storia della nostra Repubblica, cioè io vi invito a riflettere su un fenomeno che è di una gravità sconcertante. Io spero che i sindaci presenti mi diano ragione e condividano con me quest'idea. Così è accaduto che nel 2011 la regione Abruzzo ha ridotto con un taglio draconiano del 70% la spesa sociale. Qualche mese fa ha mandato a tutti gli amministratori un avviso in cui diceva: vi ricordate quel 30% residuo? Bene, non c'è più neanche quello. Nel nostro ambito erano rimasti 200.000 euro, ce ne sono arrivati 8.000 per 15 comuni. 8.000 euro per 15 comuni. Ora, vogliamo o no dire nella prossima campagna elettorale che questo è un caso unico di assoluto, totale disimpegno in campo sociale di una regione? Cioè, i nostri comuni sono stritolati da tagli ai trasferimenti da parte dello Stato, dai tagli totali, assoluti, da parte della regione ai servizi sociali. Voi chiedetemi come possono oggi i comuni garantire dei livelli minimi di welfare e di assistenza sociale. Ora, io credo che prima e ancor più della sanità, il vero tema qualificante della nostra campagna elettorale debba essere questo, e cioè il fatto che i tagli al sociale colpiscono le fasce più deboli della popolazione, colpiscono i minori, colpiscono i disabili, colpiscono gli anziani. Due mesi fa io sono stato con 40 sindaci a protestare per questi tagli dall'assessore Gatti. Lui mi ha risposto semplicemente con un candore che quasi gli invidiavo: ma lo Stato ci ha tagliato le risorse, noi azzeriamo la spesa sociale in Abruzzo. Ma vi sembra una risposta sostenibile? Avete provato mai a paragonare quello che dà che sono l'Emilia Romagna o la Toscana sul sociale, regioni che sono l'eccellenza amministrativa d'Italia, con quello che dà la regione Abruzzo, cioè zero? Come pretendete che i nostri comuni garantiscano un livello minimo di assistenza ad anziani, minori e disabili? Vi prego veramente, e prego tutti noi come partito, di farci carico di questo gigantesco problema, che è un'autentica emergenza, e di farne un cavallo di battaglia della nostra campagna elettorale, e poi soprattutto di ripristinare dopo, spero un futuro roseo per noi, quegli investimenti che sono stati non ridotti, ma ripeto, azzerati. Grazie. Si prepara Antonio Pastricone, grazie che rimanete nei tempi, così possono intervenire tutti. Di quanto mi concedete. Buonasera a tutti. Allora, io credo che un programma così impegnativo, così ambizioso, debba necessariamente mettere in campo una nuova classe dirigente. Noi in questi anni l'abbiamo costruita, l'abbiamo messo in campo, adesso si tratta di portare questa classe dirigente al governo della regione Abruzzo. Come seconda cosa dico che in un momento in cui noi non abbiamo risorse, perché la situazione del paese è questa, il nostro progetto, la nostra sfida è ancora più importante, perché si basa essenzialmente su due elementi: la ricostruzione e la sanità. Col nostro progetto che noi abbiamo elaborato per quanto riguarda la sanità, noi pensiamo non solo di rendere compatibilità economica e qualità
ma soprattutto di liberare delle risorse dalla sanità da dedicare all'integrazione sociale. Questa è la sfida che vogliamo fare e che vogliamo realizzare. Penso che questo adesso debba essere discusso in tutti i circoli, in tutti gli ambiti del partito, in modo che diventi un patrimonio comune e far capire al nostro popolo, al popolo dei democratici, che su queste basi noi ci candidiamo al governo dell'Abruzzo. Due parole io penso che noi dobbiamo utilizzare per questa campagna elettorale: solidarietà e legalità. Se noi pensiamo di governare l'Abruzzo con queste due parole, noi faremo grandi passi avanti per tutta la nostra comunità. Aggiungo un'ultima cosa. La prima è che dobbiamo guardare, secondo me, nell'ambito della macro regione che vogliamo realizzare, alla regione Umbria, perché è con essa che possiamo realizzare delle sinergie su molti campi, noi dare a loro e loro dare a noi delle conoscenze e delle competenze. E poi un'ultima cosa, visto come vanno le cose nell'area del centro-sinistra. Nel programma a un certo punto c'è scritto che c'è un impegno dei partiti della coalizione a decidere con il metodo del voto a maggioranza sulle questioni programmatiche controverse, e tutti... ma questo non basta, secondo me. Questo è un impegno che noi dobbiamo chiedere a tutti coloro che si candidano, un vincolo di questo tipo, perché quando si assume una decisione deve vincolare tutti, altrimenti non siamo una coalizione ma uno spazio senza forma dove ciascuno si sente libero di coltivare unicamente le sue opinioni o gli interessi. Grazie. Antonio Castricone, si prepara Giovanni D'Amico. Vi pregherei di rimanere fino alla fine, abbiamo solamente 5 interventi, quindi poi andiamo via tutti insieme dopo le conclusioni del segretario, ovviamente. Tre democristiani, cerchiamo di compensare, scherzo. No, io ritengo che questa iniziativa di oggi, voluta dal segretario, dal capogruppo, insomma dal partito nel suo complesso, sia un necessario primo passo verso i mesi o le settimane, a seconda della data, che non è un fatto indifferente, che ci porterà alle prossime elezioni regionali. E penso che la questione del documento che è stato distribuito, che Camillo ha illustrato e anche ampliato nell'illustrazione, sia l'elemento essenziale che ci deve tenere uniti intorno ad un progetto. Ritengo che il progetto sia necessariamente, esattamente perché tu dicevi, come tutte le elezioni, ma in questo caso in maniera più particolare di altre elezioni, che queste siano elezioni, quelle che ci attendono, assolutamente speciali, quell'elemento questa volta non di collazione di cose che vengono dette, ma quel progetto scritto tutti quanti insieme che realmente ci fa fare quel salto di qualità. E rispetto al documento, nelle sedi più opportune, secondo me alcune questioni o diverse questioni, non voglio fare un intervento diciamo in una sede che capisco che taglio ha, va assolutamente diciamo anche innovato, se vogliamo, un po' nel linguaggio, un po' nei contenuti, perché io penso che noi dobbiamo parlare un pezzo importante dell'Abruzzo che è fatto di una generazione rispetto alla quale la politica non parla, e anche noi rischiamo di non parlare a quella generazione, che è una generazione che va dai 18 ai 25 ai 30 anni e che alle ultime elezioni politiche, basta vedere il dato dei voti al Senato e dei voti alla Camera, sono dati oggettivi, non ha votato assolutamente né per il PD né per Italia Bene Comune, per il centro-sinistra. E penso che è un lusso che non possiamo permetterci, né in termini elettorali, perché può essere determinante rispetto all'affermazione o meno del nostro progetto che dobbiamo continuare a costruire, ma soprattutto in termini politici, in termini di identificazione di una politica che non può che essere una politica di centrosinistra. È una generazione che soffre, è una generazione che ha vissuto e vive un'educazione distante dalla politica, distante da modelli partecipativi della politica. Rispetto a questo noi non possiamo essere indifferenti o pensare che
è un dato ineludibile, ma dobbiamo avere la forza, il coraggio, la capacità di recuperare quel consenso, di trasmettere messaggi a quel pezzo di società, anche perché altrimenti rischiamo, come qualcuno più autorevolmente di me ha detto proprio in questa sala qualche giorno fa, che continuiamo a costruire, ma prima ancora che costruire, ad avere in mente una Italia e un Abruzzo che non è per i giovani. E questo sarebbe l'errore più grande, perché questa nazione è ampiamente orientata per essere una nazione che tutela diritti, garantisce, mantiene, rafforza diritti per alcune generazioni, ci sono altre che non ne hanno. Se manteniamo questo, noi rischiamo che i diritti che sono e devono rimanere tali comincino ad essere visti come privilegi, e questa è una cosa che la sinistra non può assolutamente permettersi. Quindi rispetto a questo io penso che un pezzo, e parlo solo di questo pezzo, del nostro progetto di governo della regione non può essere solo costruito rispetto ai fallimenti evidenti rimarcati in questi anni, in questa serata, del governo Chiodi, dei suoi assessori, di una maggioranza che ha difficoltà, e permettetemi di aggiungere, di tante maggioranze di centrodestra che complessivamente governano la regione attraverso il comune di Pescara, attraverso altre municipalità. Non basta questo, serve un progetto assolutamente innovativo, coraggioso, che guardi oltre. La nostra capacità di attrazione e di grande alleanza dei riformisti, perché da queste parole parte questo documento, è un mezzo, e il mezzo serve per ottenere un fine. Allora stabiliamo il fine, stabilito il fine possiamo anche determinare. Io penso che il mezzo, la coalizione di riformisti ampia, ci potrà essere nella misura in cui noi saremo in grado di scrivere, di progettare, di lanciare un messaggio che sia realmente un messaggio che faccia volare le idee e anche l'entusiasmo e riavvicinare le persone alla nostra politica. Noi abbiamo la necessità di questo, di mettere sentimento, passione, ma che non restino tali, sentimento, passione che alla fine si trasformino in qualcosa di concreto, in una società nuova, in un Abruzzo assolutamente diverso, diametralmente opposto rispetto a quello che è stato costruito in questi anni, e lo dobbiamo dire e costruire esattamente così. Allora oggi io non mi permetto, anche perché lo dico a volte per negligenza, in un caso per un problema diciamo di salute, io non ho partecipato alle riunioni sul documento, e quindi non mi va, come dire, di fare critiche assolutamente che sarebbero assolutamente gratuite. Come mi ha detto il segretario regionale, se ne continuerà a discutere, perché anche tutti quanti voi, questa platea è una platea che serve per costruire questo progetto, per scrivere e costruire questo progetto, perché sarà e dovrà essere un progetto ambizioso e che vedrà 5 anni che dovranno necessariamente trasformare l'Abruzzo attraverso una trasformazione, quella dell'Italia, che è altrettanto necessaria. Grazie. Giovanni D'Amico si prepara a dirci Francesco. L'amico mi è sembrato un po' eccessivo. Abbiamo secondo me 2 questioni sulla traccia del documento da sviluppare. Il documento tra l'altro è valorizzabile in continuità. Una questione di natura istituzionale e strategica che attiene all'evoluzione del quadro generale ed istituzionale che ricade sulla nostra regione. E cioè, titolo quinto esalta la funzione dell'istituzione regionale, ma l'applicazione del titolo quinto nei primi anni 2000 differenzia in regioni virtuose e no. Noi ereditiamo una regione non virtuosa, e questo attiene alle responsabilità dei governi di centrodestra. Si apre, nel momento in cui ereditiamo una regione non virtuosa, una questione che evolve sul principio federalista, che però si congela con la crisi finanziaria del 2008. E qui si riapre di nuovo una differenza: quale regione ci approcciamo a candidarci a governare, in quale prospettiva? La prospettiva federalista è congelata,
si sono applicate dalla fine del 2011 politiche neocentraliste, fortemente neocentraliste, di cui è espressione non solo, come dire, tutta la pratica del governo di ampia coalizione con Monti, ma anche l'atteggiamento in ambito comunitario di alcuni paesi come la Germania ha una funzione di ricentrare le strutture istituzionali, fino anche a livello comunitario europeo, quindi internazionale. Questo che cosa porta? Che noi ci apprestiamo a governare una regione di cui va disegnata una nuova prospettiva. E è il punto di smarco, politicamente parlando, è il punto che ci deve smarcare dall'approccio del centrodestra e di Chiodi. Cioè, negli anni futuri esisterà una regione se ha autonomia di sistema. Quindi se noi per l'Abruzzo disegniamo una strategia di programma che definisce un'autonomia di sistema, avremo una regione Abruzzo, altrimenti è probabile che il rischio sia che veniamo reinclusi in altre dinamiche istituzionali e di riassetto del regionalismo in sede nazionale e in sede sovranazionale. Cosa ne deriva? Che leggendo l'Abruzzo, e faccio riferimento al rapporto Svimez piuttosto che il 30 di luglio, all'ennesimo studio Cresa annuale che dirà che le cose vanno malissimo, io, come dire, vado di risulta, noi abbiamo una struttura regionale che ereditiamo di nuovo dal centrodestra, che ha applicato politiche neocentraliste, liberiste in maniera pedissequa da contabili di studio, così come ha fatto Chiodi, che determineranno una fragilità strutturale della nostra economia tale da non poter produrre quel ciclo della fiscalità e quindi della forza sociale che si rigenera dal ciclo dell'economia e della fiscalità. Cosa voglio dire? Che Chiodi, l'ho detto a Luciano D'Alfonso l'altro giorno in un dibattito, di replicare sui termini, lui parla come se non avesse governato, ma in effetti ha applicato politiche ipercentraliste di livello nazionale in quanto espressione nelle funzioni di commissario di quelle politiche, ma lui stesso ha desertificato la vivacità, il sistema, la vitalità del sistema sociale regionale in Abruzzo. Oggi lui si pone come colui che ha risanato contabilmente, ma qui di nuovo noi, oltre che avere una visione di futuro di Regione Abruzzo e di ridisegnare questo in un contesto più complesso e complessivo, noi dobbiamo smarcarci politicamente. Guardate, se la sua consunzione di Chiodi alla fine del 2011 era massima, nella generazione di ampie coalizioni del governo nazionale lui invischierà, perché ha una tecnica molto invischiosa, lui invischierà per dire: ma sai, pure voi avete il ministro, mi è capitato a me in questi, pure voi avete il ministro, pure voi avete il sottosegretario, cioè tenderà a irretirci e noi su questo dobbiamo smancarci. Faccio due esempi e poi vado a chiudere. Sanità. Noi abbiamo un pareggio contabile, ma non abbiamo servizio sanitario. Chi conosce i cittadini sa che sanità è percepita al servizio e all'utenza, è percepita malissimo. Quindi, come dire, è su questo che noi dobbiamo marcare differenza. Però sì, il partito deve fortemente marcare differenza. Lavoro e giovani, è su questo che noi dobbiamo marcare differenza, perché non si è sviluppato nessuna strategia, hai fatto bene a puntualizzare oggi con quell'articolo, non si è finalizzata nessuna strategia specifica. Questa mattina io dico, noi abbiamo provato a fare interventi anche minimali, ma quando il sindaco D'Alfonso richiama la questione sociale, noi siamo passati da 30 milioni di politiche sociali nel 2008 a 3 milioni forse quest'anno, il che significa desertificare un sistema di coesione e di relazione nella tutela e nella cura delle persone. Noi non abbiamo tutela per i malati oncologici e per i malati trapiantati. Ora, è su questo che, se abbiamo rapporto e veicolo sociale, noi possiamo marcare differenza, ma marcarla senza remore, perché altrimenti, ripeto, attenti a non farci invischiare in un linguaggio per cui pare che lui non abbia governato e che le responsabilità, perché poi lui gioca sul fattore anche giudiziario e su altro, pare che le responsabilità siano da rimbalzare sempre addosso a noi.
per questo, per chiudo, per fare questo noi abbiamo bisogno di due cose: di un partito che si rifaccia veicolo di strada, veicolo di rapporto concreto con le persone, e dall'altro lato che si faccia promotore, culturalmente promotore della cura di territori e di società, di territori e di società che in questi anni di liberismo e di sfrenato rigore contabile, benissimo e ragionieristico, noi abbiamo davvero perso una grande ricchezza sociale. E stamattina ho ragionato del Parco Nazionale d'Abruzzo, i territori sono completamente abbandonati, ma su questo, se il veicolo Partito Democratico è un veicolo efficace, fatto di promotori a società, noi possiamo marcare la differenza. Se ci crediamo, bene, se ci chiudiamo in un politicismo d'apparato, siamo fregati. Ma seguendo il discorso di D'Amico, vedo in sala Valdo di Bonaventura, che voglio salutare e ringraziare per la presenza. Rappresenta il civico, a Teramo stanno facendo questa grande battaglia col comitato Sloggia Varrasse per tutela della sanità, e soprattutto stiamo raccogliendo le firme per i sussidi realizzati, per cui lo saluto, che è qui Francesco Ricci, si prepara Francesco Mastromauro. Buonasera. Quando, per chi mi conosce, sa che io in tempi, insomma, quando ero molto giovane, ho vissuto 3 anni in un paese straniero facendo il volontario in Africa, e quando, insomma, tornavamo a casa io e mia moglie e, insomma, ci dovevamo dire delle cose così, noi che il dialetto non l'avevamo mai usato, parlavamo in dialetto. Questo poi gli psichiatri presenti ci diranno cosa vuol dire, insomma, io cerco di immaginarlo. E oggi mi verrebbe voglia di fare questo intervento in dialetto, perché, insomma, sento un po' la pancia che si muove, perché l'aria non mi piace per niente. Noi non abbiamo già vinto, signori, noi partiamo terzi. Io penso che il partito in questo momento, già da stasera, deve rendersi conto di questa cosa. Noi partiamo terzi, e c'è bisogno di un grande impegno. Credo che molto ci si sta rifacendo alla forza dell'unico candidato sulle primarie, e qui ci veniamo chiamati, insomma, a parlare di contenuti. Io non mi tiro mai indietro quando bisogna parlare di contenuti, però vorrei dire qualcosa. Innanzitutto su queste primarie abbiamo un candidato forte, se non viene fuori il secondo candidato, per favore, non le facciamo le primarie, non facciamo ridere di bolla. Anche se forse il candidato le vorrebbe, perché dice ho bisogno del sostegno della gente, lo so, è vero, però, insomma, io sono convinto che in questo momento la gente non ami tanto essere chiamata a votare. La seconda cosa la vorrei dire sui candidati: stiamo ripetendo l'errore fatto anni dopo anni, essere candidati alla regione come candidati regionali è il risultato di incroci di lobby e lobbine, lo dice una persona molto autorevole, è vero, nel senso che i territori cominciano a contare troppo poco su quello che è la candidatura, e ci sono, e molti candidati forti in qualche modo rimangono al palo anche per scelta poi loro personale. Io credo invece che dobbiamo candidare i migliori affinché possano portare più voti possibile. Poi chi non ce la fa in qualche modo conterà nel partito, no? Perché, insomma, portare comunque voti è importante. Però credo, insomma, che stiamo ripetendo il solito errore, no? E c'è gente che già fa la campagna elettorale perché è sicuro che è candidato, e quindi già fa grandi contatti, fa si incontra, muove, e così. Altri stanno lì che aspettano qualcuno di alto che gli dice vai, puoi correre perché sarai candidato, e questo credo che non sia una cosa corretta. Questo mi esce dalla pancia, lo dovevo dire perché credo che sia giusto dirlo. Vediamo i contenuti. Si è parlato di sanità, io me ne occupo, e giustamente ha detto Franco Caramanico che il dibattito si farà sul risanamento, ma è un dibattito che Gianni Chiodi ha già perso, perché la sanità in Abruzzo non esiste, siamo allo sfascio più totale, abbiamo persone che oramai vanno fuori regione anche per la luce valgo o per operarsi il ginocchio. È una situazione assolutamente che non è più sopportabile. Noi dobbiamo riportare i cittadini della nostra regione a curarsi nella nostra regione. Noi abbiamo una mobilità interna enorme, ma abbiamo una mobilità esterna che diventa sempre più pesante per noi.
e non soltanto per le cose che non possiamo fornire, che ne so, il trapianto di fegato, e certo non ce l'abbiamo, quindi comunque li dobbiamo mandare fuori, ma anche per cose che potremmo fare. Da altri punti di vista, attenzione, perché quello che sta succedendo nel mondo del privato è una rivoluzione che dobbiamo tenere sotto controllo, perché se quella rivoluzione in qualche modo, e qui parlo per esempio di Villa Pini, prenderà una determinata strada, potremmo avere veramente dei grossi problemi proprio per quel che riguarda l'erogazione dei servizi essenziali. Allora io credo che dobbiamo darci tutti quanti un pochino più da fare a tutti i livelli. Io sono d'accordo su quello che diceva Giovanni D'Amico. Noi dobbiamo essere un attimino più protagonisti tutti, perché questa è una battaglia che veramente è una battaglia, ma non perché insomma è la battaglia della vita, non perché abbiamo prospettive positive, non perché veramente possiamo vincere, perché questa volta veramente possiamo vincere. Io credo che questa battaglia la dobbiamo fare, perché questa è una battaglia per il futuro della nostra regione. Una regione che è arrivata in una situazione di grandissima, grandissima crisi, e lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo soprattutto chi vive a contatto con i pazienti, con le persone deboli, con chi in qualche modo non ce la fa più. Allora l'augurio che io do a tutti, a cominciare insomma da chi porterà la bandiera e chi poi insomma avrà responsabilità, è di buon lavoro, perché c'è da lavorare e c'è da lavorare tanto. Grazie. Francesco Mastramauro, si prepara il cielo d'accordo. Grazie Manola, io ho apprezzato molto l'ultimo intervento dell'amico Francesco Ricci, che non vedevo dai tempi dell'ANCI a Torino. Francesco, e sono preoccupato, i latini utilizzerebbero un brocardo che noi utilizziamo nelle aule di giustizia, direbbero per vincere, sì Luciano, direbbero non facciamo, come dire, id quod plerunque acidi. Mi spiego, io noto un'atmosfera pericolosa, perché sembra quasi che noi non ci rendiamo conto di quello che è avvenuto qualche mese fa. Sembra quasi che abbiamo rimosso completamente che a febbraio scorso nella regione Abruzzo, diceva bene Giovanni, noi purtroppo siamo arrivati terzi, una ragione ci sarà. E quindi cosa succede più spesso, come dicevano i latini? Che noi facciamo finta di nulla. E allora le questioni programmatiche sono fondamentali, è indubbio. Io concordo con il collega sindaco di Penne, Rocco D'Alfonso, ci sarebbe da parlare per giorni, sono convinto che Silvio Paolucci ci convocherà a parlare delle tematiche, degli approcci programmatici che noi dobbiamo darci, fondamentali, per ribaltare una situazione che nella regione Abruzzo è drammatica. Noi lo viviamo giorno per giorno, siamo il front office, noi sindaci, dei problemi dei cittadini. Ma io ritengo che preliminare, propedeutico e prodromico a tutto questo sia un altro tema. Noi dobbiamo capire per quale motivo a febbraio gli abruzzesi non ci hanno dato il consenso che noi si aspettava da quelle elezioni. Evidentemente ci sono tante donne e tanti uomini che noi conosciamo, che si rifanno nei valori del Partito Democratico, ma che o non sono andati a votare oppure hanno votato la protesta. E allora io dico, prima di parlare di progetti, facciamo una squadra autorevole e credibile. Io dico che, mutuando un qualcosa di calcistico, dico, pensiamo prima che agli schemi, agli uomini che quegli schemi debbono rappresentare sul campo. Alcuni giorni fa io ho fatto una scelta e la voglio spiegare. Intanto
rassicuro signor Paolucci che non mi sono mai candidato alla segreteria regionale, ma è solo un'invenzione giornalistica, peraltro non ritengo neppure di essere in grado di rappresentare un ruolo del genere. Io ho detto un'altra cosa, ritengo che i modelli comportamentali siano fondamentali per chi come noi riveste un ruolo di dirigente nell'ambito di un partito nel quale crediamo fortemente. E allora, siccome il mio partito mi aveva chiesto ufficialmente di candidarmi, io dovevo una risposta al partito, alla mia città e alla mia provincia, di chiarezza. Io ho detto, stante così il quadro normativo, visto che la 51-2004 non è stata cambiata per volontà politica, non solo del centrodestra, diciamocela tutta, perché in questi anni, negli ultimi 9 anni poteva essere cambiata, io non mi dimetto perché non consento che la mia città venga commissariata per 10-11 mesi. Dico questo perché noi dobbiamo riacquistare autorevolezza e credibilità all'esterno. I cittadini ritengo che debbano capire chiaramente che ciascuno di noi non utilizza il partito come un taxi per raggiungere altre mete, che non antepone i percorsi e le ambizioni legittime personali all'interesse generale, che soprattutto lavora per dare risposte serie e credibili a una popolazione abruzzese che soffre, a dei territori che hanno bisogno di risposte. Ripeto, io la faccio breve, corta, cortissima. Questo partito ha tante energie, tante professionalità, tante donne, tanti uomini che possono rappresentare la squadra, perché non vince uno. Non vince uno, vince la squadra, perché altrimenti forse abbiamo veramente sbagliato, siamo su un percorso errato. Vince la squadra. E allora io stimolo, invito i miei colleghi dirigenti di questo partito a interrogarsi su questo tema. È giusto dare all'esterno, sì o no, un segnale forte di innovazione, sì, ma anche di rinnovamento della classe dirigente? Io ritengo che sia fondamentale di una classe dirigente autorevole e credibile, che soprattutto faccia tutto questo e dia questo segnale con i fatti, con i fatti. Poi, se noi facciamo questo, sicuramente abbiamo buone possibilità, ma non sarà facile. Questa sarà una sfida che noi combatteremo su un terreno ostico, melmoso, di un centrodestra che ha purtroppo in questi anni preso le leve del potere e li sa utilizzare in maniera clientelare i luoghi dove un tempo il centro-sinistra, il Partito Democratico, era classe di governo. Non ce lo dimentichiamo, perché noi dal 2008 in avanti abbiamo perso il governo di tutte le maggiori città d'Abruzzo, di tutte e 4 le province della regione. Allora, se vogliamo e se siamo in grado di capire questo, io ritengo che potremo avere delle possibilità, altrimenti tutti grandissimi progetti che io condivido e sui quali, anzi, invito e ho finito a dare il mio contributo di carattere proprio programmatico, saranno purtroppo vani. Quindi io interrogo e invito questo partito a darsi prima di tutto dei modelli comportamentali e a fare una squadra di interpreti che poi possano ribaltare il risultato sul campo, altrimenti tutti gli schemi più belli del mondo rischieranno di essere perdenti. Grazie. Se c'è un abuso la colpa è mia. Io mi complimento per questa iniziativa
poiché stava apparendo anche dalla visura e visione dei giornali che l'iniziativa politica ci fosse solo, almeno nella sua visibilità, dalle parti del centrodestra. Quindi ringrazio Silvio e il gruppo consigliare regionale di avere reso anche visibile e coglibile l'importante lavoro che si sta facendo per delineare quella che una volta si sarebbe chiamata un'alternativa, il cambiamento per quanto riguarda il buon governo della Regione Abruzzo. Io credo che noi dobbiamo metterci d'accordo anche circa l'utilizzo delle parole. Ci dobbiamo mettere d'accordo anche in ordine al giudizio che noi dobbiamo esprimere su questi anni che abbiamo alle spalle, che sono anni di governo del centrodestra e sono anni di iniziativa politica del centrosinistra, sia presso le istituzioni, quelle principali, sia all'interno della comunità politica. Intanto facciamo una riflessione politica su questo tema del tempo e del tempo del voto. Siccome so che per alcuni questo addirittura ha assunto le caratteristiche dell'imbarazzo, vorrei provare ad essere evangelicamente scandaloso. Qual è il problema della difficoltà di stabilire la data? Non questa o quella data sulla quale ci poteva essere una distinzione di veduta. Il problema è che una comunità politica istituzionale regionale che addirittura per fissare la data delle elezioni va a Roma, statuisce la negazione dell'autonomia regionalista. Io ho provato anche a scriverlo e a farlo presente per iscritto, che nei primi parlamenti territoriali la fissazione della data era il requisito massimamente custodito per l'autonomia regionalista. E i viaggi si sarebbero dovuti fare a Roma per avere da Roma l'autonomia, non per delegare a Roma la rinuncia all'autonomia. Non esiste che si vada al Ministero degli Interni. Questo è il punto sul quale noi ci dobbiamo ritrovare per avere la conferma anche su questo dato da regola di ingaggio, di accesso, che siamo in una condizione da comunità politica istituzionale priva della cultura dell'autonomia regionalista. E guardate che siamo esattamente 12 anni dopo il 2001, quando c'è stata una rivoluzione per quanto riguarda i poteri regionalisti, la grande riforma del titolo V, e capisco sempre di più perché quei poteri non sono stati utilizzati, soprattutto in Abruzzo. E quanto al tempo e alla riflessione del tempo, prima l'onorevole Antonio Castricone ha detto che non ha avuto tempo, e per me è pienamente giustificato, per dare il suo contributo alla redazione programmatica. Vedete il tempo, quante sfaccettature ha? Chi lo tiene lo offre per redigere il programma. Chi lo dovrebbe avere lo dovrebbe usare per stabilire la data delle elezioni. Ma c'è un tempo riguardante la vita dell'ente regione del quale noi in sede politica ci dobbiamo occupare. Per esempio, propongo, ce la sentiamo noi di dire ad alta voce adesso e di ripeterlo in occasione delle attività di propaganda, si diceva una volta, politica per vincere le elezioni, che noi dei 60 mesi di governo per i quali ci candidiamo, i primi 4 mesi li utilizzeremo per affinare le priorità programmate. I 50 mesi successivi per assumere iniziative e procedure per realizzare i risultati che ci stanno a cuore, e poi i 6 mesi restanti per esibire le fotografie dei risultati raggiunti. Ed eviteremo le vacanze dei ministri e anche dei sottosegretari, sapendo che noi ne abbiamo uno che non ne fa di vacanze. Però negli ultimi 6 mesi non è possibile che chi è in carica, dovendo dimostrare quello che ha fatto, cerca di rimediare a ciò che non è stato fatto, come nella famosa storia della visita del ministro Lupi, che tra l'altro non mi sta neanche antipatico e credo che davvero se ne voglia occupare di capire la questione delle infrastrutture in Italia, perché è una questione odiata in Italia.
Italia, non c'è una cultura delle infrastrutture e noi dovremmo per esempio candidarci a riempire i vuoti che fanno un grande vuoto in Abruzzo e in Italia la partita delle infrastrutture. Come si fa a vincere le elezioni? Naturalmente dico la mia opinione e non voglio commettere abuso. Prima di tutto dobbiamo cercare di ricostituire durevolmente e in termini vitali una comunità politica regionale. Silvio Paolucci, il gruppo dirigente nelle sue diverse espressioni, ci sta lavorando. Una comunità politica regionale, per esempio, evita anche alla spicciolata di parlare male di coloro i quali fanno parte della comunità politica regionale. È un requisito quasi fanciullesco, ma che a volte non si trova in natura. Voi sapete che io ho dedicato 60 mesi del mio tempo ad aiutare il mio avvocato per scavalcare tutte le ragnatele che mi erano state distribuite attorno. Mi è arrivata una spruzzata dell'uomo ragno. Spider-Man è una figura che mi fa conoscere e riconoscere mio figlio Francesco, e quindi parlo di ragnatele di Spider-Man. E quest'ultima spruzzata di ragnatele mi viene da una dorsale telefonica tra due persone che o dovrebbero votare o avrebbero dovuto votare questo partito. Non fa nulla, perché ormai l'allenamento è di tale intensità che asciugherò anche questa ragnatela. Sono convinto che l'avvocato Milia mi risparmierà anche il costo di quest'ultima spruzzata. Ma non va bene. Il tempo va dedicato per produrre innovazione, per produrre ideazione, creazione, per piantare a terra un programma nuovo. Perché come si vincono le elezioni? Prefigurando una realtà migliore che non c'è. Chi ha il potere realizza e descrive quello che fa. Chi il potere lo chiede come risorsa della democrazia deve prefigurare una realtà migliore. E come si fa a fare questo? Il programma prima di tutto, amici. Espressioni libere del Partito Democratico e del centro-sinistra che siete qui, va prefigurata una nuova realtà. E quale deve essere la nuova realtà? Quella che piace agli uffici studi, alle agenzie di comunicazione, o quella che è attesa e che è sostenibile e che si può fare secondo le compatibilità economiche delle regole democratiche, delle regole del diritto e che spalmano diritti a favore di tutti? Io faccio questa scelta, credo non da solo. Allora, qual è l'Abruzzo che serve oggi nella nostra comunità? Un Abruzzo che dia una risposta alla domanda consistente di lavoro che non si trova. Voi mi dite, ma è presto, facile a dirsi. Io vi dico che si può fare, alla condizione che non ci sia intermittenza. Giovanni Lignini, il nostro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ricordato in un riuscito convegno fatto a mezza strada tra sensibilità politica del nostro partito e associazione culturale che vuole produrre cultura istituzionale, ha ricordato che il più grande suggeritore dell'attuale ministro dei lavori pubblici, Ercole Incalza, ha segnalato un difetto delle classi dirigenti territoriali ad essere costanti, ad essere continue nell'assumere impegni e mantenere. Noi dobbiamo reimparare la tenacia degli obiettivi che valgono. Se si è tenaci, anche il lavoro che non c'è riusciamo a farlo uscire. Per esempio, sul fronte della forza lavoro possiamo aprire una vertenza, amici, ascoltate questo passaggio. Possiamo aprire una vertenza per fare in modo che uno stage e un tirocinio siano opportunità per tutti in Abruzzo? Si può fare, si può fare, lavorando sui meccanismi di premialità di cui può disporre il governo regionale. Ci vuole però i particolari di una proposta amministrativa che entri nel merito, che curi il dossier, che non è fatta di qualche telefonata, magari anche di segno bonario, perché le telefonate possono annunciare la buona notizia, ma non edificano. C'è bisogno di sapere come indurre l'impresa ad accogliere presso di sé tanti tirocini e tanti stagisti. Provo a dirvi, ma sarebbe difficile per esempio per il PD, alle sue diverse espressioni, proporre per i cantieri della ricostruzione, per ogni 200.000 euro di lavori pubblici, l'ospitalità di uno stagista o di un tirocinante?
Se a questo si aggiungesse, si può aggiungere un meccanismo di premialità rispetto a quelle imprese che lo fanno quando partecipano ai bandi a progetto della regione. Certo che si può fare. Una signora di nome Aureliana Alberici, assessore alla pubblica istruzione del comune di Bologna, lo fece nel 76. Io non dico di parlare male, non dico neanche di parlare bene, io dico semplicemente guardiamo cosa si è fatto altrove e caliamolo, adattiamolo, decliniamolo, innoviamolo, ideiamoci sopra. Quando provo a parlare di questo, e una sola volta mi è capitato con Chiodi, lui la mette sul minimalismo della sua educazione personale e poi scompare come se fosse un personaggio dei fumetti. Ho bisogno di capire come si rintraccia anche la sua fisicità, però credo che non mancheranno le occasioni. Giovanni lo ha incontrato più volte e credo che ha spiegato qual è la forma della scarpa che si usa in un sano riformismo realizzativo regionalista. Io ho sempre in mente la quota di invidia che mi prende quando mi avvicino alle Marche, ma basterebbe anche avvicinarmi all'Umbria. E io mi devo avvicinare all'Umbria e alle Marche per avere un giudizio sulla ricostruzione che non c'è in Abruzzo, ma non con gli sforzi del municipio dell'Aquila, che va benissimo. Cialente, secondo me, fatto il quadro, è stato bravo a battagliare in quei termini, fatto il quadro complessivo. Ma guardate, noi, se fossimo stati noi al governo, io non voglio dire io perché non è giusto dirlo, ma se fossimo stati noi al governo l'8 di aprile del 2009, due giorni dopo, l'ANDA aveva chiesto a Bruxelles un nuovo strumento giuridico comunitario per facilitare la ricostruzione, una specie di nuovo obiettivo 1. E non è che non lo si è fatto perché non lo si è voluto, non ci si è pensato. E non ci si è pensato perché è mancata la riflessione politica, il confronto politico, la densità di una lettura della necessità di quella iniziativa. E lo doveva fare chi ha la forza di governo, chi partecipa al tavolo Stato-Regione, chi può parlare alla pari col direttore della DG competente di Bruxelles. È questo che fa la regione. Quando si parla in questi termini, amico sindaco, bravo, stimato di Giulianova, Francesco Mastromano, la gente non solo ci capisce, ci dà il voto e ce lo ridà pure. Guardate, io sono convinto, adesso dico un termine che forse non piacerà a tutti, e in particolare mi riferisco ad un intellettuale che in fondo alla sala, che per me è un riferimento anche di analisi e di lettura. La democrazia deve produrre anche convenienza, utilità. L'utilità privata è reato, la convenienza privata è reato, l'utilità pubblica e la convenienza pubblica è un valore della democrazia. Se io partecipo col mio voto ad un ente che fa governo della regione e poi scivola sui problemi, non produce rinvenibilità, e perché devo votare? È questo che mi fa capire che vanno a votare 500.000 persone in Abruzzo. Qual è la ragione, qual è la sfera di entusiasmo, di speranza che ci prende? Allora io vorrei dare un contributo, adesso al di là delle candidature. Se dovessi sentire mia madre non mi devo candidare, se dovessi sentire il 50% della mia famiglia non mi devo candidare. La mia famiglia è fatta di 5 persone, 2 sono a favore e 2 sono contrari. La scelta naturalmente è rimessa a me. Io voglio dare un contributo adesso di idee come quelle che di sicuro darà l'onorevole Castricone, mi avvio alla conclusione. Vorrei concorrere a edificare una regione facile, veloce, bella, e da oggi comincio a dire, influenzato da Francesco Ricci, da Roberto Marzetti, da Basile, da Gianfranco Visci e da altri che mi stanno accompagnando in un'attività di rilettura dei doveri riguardante un sistema di welfare che deve funzionare anche una regione premurosa. Quando parlo di regione facile, io penso ad una regione che abbia tempi di reazione immediati rispetto a chi ha progetti di iniziativa imprenditoriale. In 30 ore noi ce la possiamo fare a dire dei sì. Nel Texas ce la fanno. Nella zona di Campofilone si dice in 30 ore di sì a chi ha un progetto di vita di impresa. Se fosse la regione di Sprecacenere, io direi che non era possibile accompagnare il progetto di vita di un'impresa da parte dei poteri della regione. Ma la regione insediatasi dopo il 2001 può dire facilmente di sì, alla condizione che sappia strutturarsi secondo reazioni differenti,
Chi vuole accendere una lampada votiva al cimitero può anche attendere 31 giorni. Chi vuole insediare un progetto di vita economica e imprenditoriale che ha effetti anche per gli altri, la Regione deve organizzarsi per essere veloce. Per essere percepita la Regione come il primo alleato, il grande problema di questa comunità, io questo vorrei che voi mi aiutaste a dirlo chiaro in dialetto, il grande problema di questa comunità è la signoria della paura. Non c'è più fiducia in questa Regione. La gente ha paura di quello che ha già fatto e che costa tanto, e di quello che non prova a fare perché non trova sistemi di alleanze, dal credito ai poteri della filiera istituzionale, alla complessità delle procedure, alla lontananza di qualsiasi soggetto che dovrebbe incoraggiare. Io voglio lavorare con voi per fare in modo che la Regione sia percepita come il primo alleato. Non la legge della semplificazione, di più, una Regione che ti telefona a casa per dirti sta a posto, mi preme quello che tu vuoi fare. È possibile fare in modo che qui da 129.000 imprese noi arriviamo a 150.000 e in 5 anni a 200.000 imprese. Ne dobbiamo fare una grande partenza. I terreni dei consorzi industriali vanno dati a condizione. Qui in mezzo alla sala c'è un ottimo commissario del consorzio industriale che adesso fa il sottosegretario. E sa bene come si può organizzare quella leva. Lo sapeva bene anche Fabrizio Barca. Poi è stato affascinato dalla metrica della narrazione. Il terreno che va dato alla condizione che generi l'opificio e alla condizione che l'opificio generi ricaduta occupazionale. La contrattualistica è la maestria che genera il diritto, alla condizione che uno lo usi con protagonismo. Vedete, io penso che l'attività amministrativa nutrita dalla politica è presa da due corni, o l'incertezza o la tirannia. In mezzo c'è il buon governo e il riformismo, se c'è la comunità politica da aiutare a porre dei limiti, concludo, io sono convinto che noi ce la possiamo fare, non solo a vincere elezioni, ad avere una comunità che ogni giorno è fiera di quello che fa, se noi abbiamo a mente la dritta, la strada, una comunità che deve essere percepita come il luogo dove è facile per ciascuno realizzare il suo progetto di vita. Io ho in mente, per esempio, ho avuto la fortuna del Signore di avere 3 figli. Quando vedo le persone che non hanno bambini e che li vorrebbero i bambini, non è giusto che quelle persone siano sole. È possibile immaginare che il difensore civico della Regione dà fastidioso, infastidente di coloro i quali sono nell'avversione politica diventi un alleato anche delle famiglie che vogliono avere genitorialità non costruita sul sangue. Io ho questa idea della Regione, perché altrove questo lo si fa, lo si concepisce. È possibile che la quota che manca di copertura finanziaria possa essere immaginata con un meccanismo di garanzia anche dagli enti della Regione, sapendo che l'amore mai e poi mai poi arriverà ad utilizzare le 2.000 euro in più magari di provenienza della fiera. Questa è ideazione che avvicina le persone, che fa in modo che anche i ragazzi si accorgano di quanto vale e di quanto può valere dare fiducia a questa idea di Regione. Concludo con una battuta, Silvio e Manuela. Io mi sto riscaldando il cervello per cercare di capire come rendere protagonisti i ragazzi. Possiamo fare una sfida, Silvio, che le primarie, le prossime primarie, possano vedere protagonisti elettori anche i sedicenni. La norma lo farà quando sarà matura la norma del paese, ma noi che siamo capaci anche di autodeterminazione, possiamo stabilire la regola che alle primarie del PD votano, alle primarie del PD in Abruzzo. Così facciamo il Partito Democratico Abruzzese, un regionalismo anche nella cultura democratica, possano votare i sedicenni. Qual è la contraddizione? Qual è il pericolo? Qual è il rischio? Qual è il danno? Qual è la patologia? Queste sono le domande ulteriori, ultime, che aiutano la riflessione politica. Secondo me questo dà luogo ad un segno, ancora. Possiamo fare in modo, per esempio, che la Regione possa essere il luogo istituzionale nel quale si attivi anche un processo partecipativo deliberativo,
Se una moltitudine di persone della Costa dei Trabocchi raccoglie 10.000 firme, possiamo fare in modo che quelle 10.000 firme procedimentalizzate possano contare nel meccanismo decisorio della Regione, obbligando la Regione a vagliare sia in sede di giunta che di consiglio a seconda della competenza, obbligatoriamente? Questo significa allargare la democrazia. È molto di più l'ululato di certo capellonismo che magari dice la cosa ma non descrive la cosa. Noi abbiamo l'obbligo di entrare nei particolari. Ieri ho raccontato a un gruppo di giovani a Castel di Ieri e anche di sindaci, concludo, la forza e la grandezza di Panfilo Gentile, nato a Castel di Ieri, il quale ci sfidava, è stato uno dei più grandi filosofi del diritto italiano, ci sfidava a costruire meccanismi nuovi capaci di accogliere davvero il seme dell'innovazione. Io sono convinto che noi ce la faremo, osando, entrando nel merito. La democrazia si salva entrando nel merito. Terzo, rendendo giudicabile le cose che noi facciamo. Io concludo dicendovi un fatto, cari amici. Io ho avuto la fortuna, grazie a moltissimi di voi, di candidarmi e di essere sempre eletto. Non mi è mai capitata la sorte di non essere eletto. Non è merito mio, ma merito dei tanti che hanno voluto che questo accadesse nel segno positivo. Ho avuto la possibilità di studiare molto di più dei miei genitori, dei miei zii. Io ho quattro zii che hanno conosciuto il dolore di Marcinelle, il dolore finale di Marcinelle. E l'unico che è rimasto in vita è mio padre, che ha studiato dei frati Caracciolini. Ho la fortuna di essermi liberato anche da una delle esperienze più dolorose della vita. Credo che quello che assomiglia al dolore che ho vissuto io è il tumore. Una vicenda giudiziaria, nella grandezza di quella che ha riguardato me, 51 capi di imputazione, credo che sia da raccontare non solo in una tesi di laurea, ma forse in uno scritto anche più esigente. Io voglio dare una mano a questa comunità politica perché sono convinto che noi siamo capaci di fare un prodotto irripetibile sul piano decisionale. Io sono convinto che noi, se ci mettiamo insieme convergentemente, facciamo una Regione più funzionante, più moderna, con più diritti e opportunità. Però lo dobbiamo fare con la lealtà della comunità delle origini. Io ho avuto la generosità di gentiluomini del centro-sinistra, tipo Antonio Corneli, personalità tipo Francesco D'Angelo Sante, personalità tipo Nevio Felicetti e gentiluomini anche di una generazione successiva, Bruno Viserta, Gianni Melilla, Massimo Luciani ed altri con i quali io ho interloquito. Non cito quelli della provenienza cattolico-democratica, perché è sempre il dato della differenza che esalta. Io mi auguro che per ragioni politiche non si produca mai più un livello, diciamo, di impaludamento per il quale c'è bisogno di uno sforzo umano che ha le dimensioni del sovrumano. Insomma, io ho anche studiato che la lotta politica genera poi la guerra. Noi dovremmo dichiarare guerra ai problemi, per questo io voglio dare una mano. Amato Maria, poi Luciano Monticelli e poi ci sarà l'intervento del sottosegretario, sempre se non deve andare via, se no non facciamo ok. Allora, pensare che Luciano dal fianco parlasse 5 minuti è quasi contro natura. Io rientro i tempi, resto dei 5 minuti, si è parlato 5 minuti per lui. Ha lanciato un contenuto che penso sia quello che dovremmo percorrere come partito, aprire al sogno e riuscire a riaprire all'ottimismo e alla speranza attraverso un linguaggio che è un linguaggio semplice e facilmente comprensibile da tutti. La mia esperienza di medico però mi insegna che io non posso parlare di filosofia a uno che tiene il dolore, così come non posso parlare di bellezza, di velocità, di trasporti e di altro a gente che tiene fame. Gli devo necessariamente far balenare intanto la speranza di un programma che pensa al lavoro e lo pensa in maniera creativa ormai,
contemporaneamente applicando il welfare, che è il welfare di sostegno. L'Europa ha lanciato la sfida alla povertà. Il programma del centrodestra, oltre ad aver fatto a pezzi gli ospedali, non ha fatto quello che doveva recuperando i fondi dal ridimensionamento degli ospedali e stanziandoli per potenziare il programma di medicina territoriale, l'unico che può contrastare il senso di abbandono di tutte le aree dell'Abruzzo. L'Abruzzo è grande, non è solo Teramo, L'Aquila, Pescara e Chieti. L'Abruzzo è la Marsica, l'Abruzzo è il Vastese, l'Abruzzo è il Medio e Alto Aventino, posti che ormai sono condizionati come demografia dal taglio progressivo dei servizi. Siamo tornati alle pluriclassi, non ci sono più gli ospedali, non ci sta la guardia medica, l'emergenza urgenza non ci arriva. Allora, riuscire a ripensare una regione che vada tutta alla stessa velocità, quello è il sogno. Perché il sogno di universalità è il sogno di equità. Una regione che non sia un patchwork, qua l'ambiente, di qua i treni, dall'altro lato le industrie, a contrastarsi come progetti di sviluppo. La sfida vera è portare tutti insieme. La sfida vera è non al petrolio, ma una progettazione per l'energia alternativa. La sfida vera è i trasporti compatibili che rendano da una parte veloce la mobilità, ma altrettanto presente quella ferrovia turistica e quel movimento slow che si può applicare al turismo alternativo dei parchi. Allora, la sfida vera è questa. Il Partito Democratico ha teste, competenze, idee, e dove non ce le ha deve avere il coraggio di aprirsi a quello che è un concorso di idee, di aprirsi a un sistema, per esempio quello del Trentino, che, in cui imprese che possono rischiare economicamente si rapportano con i sistemi di ricerca interni al Trentino per mantenere i cervelli a servizio della regione. Sulla sanità noi stiamo vivendo a livello nazionale un momento di riflessione sul titolo quinto della Costituzione, che ha dato il governo della sanità alle regioni, e dando origine a 20 modelli di sanità differenti. Allora forse è venuto il tempo di verificare di questi modelli organizzativi quali sono quelli più validi, li possiamo applicare e copiare. Esiste una parte della sanità che può essere ricondotta a una governanza nazionale? Il sistema di emergenza urgenza, per essere uguale in tutti i posti, mare, montagna e metropoli, deve essere di regione o deve essere nazionale? L'emi soccorso, per essere uguale dappertutto, deve essere governato e gestito dalle regioni o deve tornare a una governance nazionale? La prevenzione, che è il grande investimento dello Stato in questo momento, l'unico che c'è in sanità, perché non c'è altro investimento in sanità in questo momento, può tornare a livello nazionale, perché la regione ha fallito miseramente su questa cosa. Noi teniamo un progetto, Camillo prima parlava di mammografie. Se il progetto di screening regionale funzionasse e se avessero fatto una comunicazione dignitosa che portasse la partecipazione di non lo scarso 30% di donne al progetto, ma l'80%, noi non avremmo figli.